Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli. Oggi è giovedì 10 settembre. Pace e gioia nei vostri cuori e possiate trascorrere questa giornata nei cuori di Gesù e di Maria. Oggi la liturgia celebra la festa di San Nicola da Tolentino, un santo marchigiano molto famoso, molto venerato nel XIII secolo. Pressappoco contemporaneo di San Francesco d'Assisi, di San Domenico, quello splendido XIII secolo che vide una fioritura di santità come solo poi nel XVI secolo accadrà. San Nicola da Tolentino era un monaco agostiniano dotato di grandi doni mistici. Dovette lottare come Padre Pio tutta la vita contro il diavolo. Il diavolo fece di tutto per ostacolarlo, per impedirgli il cammino di santità fino a vere e proprie lotte fisiche. I biografi, il corpo di San Nicola da Tolentino si trova proprio a Tolentino, dentro una splendida basilica agostiniana, e si può venerare proprio il corpo di San Nicola. E questo santo così taumaturgo e così caro alla tradizione cattolica del Medioevo. Il diavolo lo percuoteva fisicamente. Aveva il permesso da Dio addirittura una cosa che non ho mai vista, letta, voglio dire, in altre biografie di santi. Diciamo, la fenomenologia mistica è particolarmente significativa, perché ci sono sempre casi eccezionali come quello di San Nicola da Tolentino. Se vogliamo considerarlo, è uno dei santi che fra i tanti che ce ne sono ha lottato moltissimo contro il diavolo. Un insegnamento per tutti noi, come dice la prima lettera di San Pietro, siate sobri, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, dice la prima lettera di Pietro. Ed è esattamente quello che ha vissuto appunto San Nicola da Tolentino. Il diavolo di notte lo flagellava. I frati, i monaci agostiniani, la mattina, un po' come accadeva a Padre Pio, lo trovavano pieno di ferite nel corpo. Pieno di ferite nel corpo, cioè il diavolo, e quello è un mistero, che è puro spirito, perché è un angelo, però si è accanito fisicamente, come è successo a Padre Pio, si è accanito fisicamente contro San Nicola da Tolentino. Però il Signore, proprio forse per questa sua eroica resistenza nella lotta contro Satana, lo ha favorito San Nicola da Tolentino di straordinari doni. E ne vorrei citare tre. È proprio un santo sorprendente dal punto di vista spirituale. Sarebbe bello se qualcuno del piccolo resto marchigiano oggi andasse a nome di tutto il piccolo resto a rendere omaggio lì alla tomba dove c'è l'urna del santo. Vi dicevo tre doni mistici, ve li dico e poi li approfondisco. Il primo, assistette alla traslazione della santa casa di Loreto. Il secondo, dono mistico, sentiva il coro degli angeli cantare. Questo veramente. E il terzo dono mistico è il rapporto con le anime del purgatorio. Sono santi che oggi naturalmente non vengono tenuti in considerazione, questi santi con un forte carattere soprannaturale, perché sono contraddittori rispetto alla versione, diciamo, sociologica, orizzontalista che la Chiesa post-conciliare ha assunto. E vediamo questi tre doni che, pur lottando contro il diavolo, contro Satana per un'intera vita e resistendo a volte veramente con grande fatica all'attacco di Satana, il Signore lo visitò con questi appunto tre doni. Vi dicevo, il primo dono vide la traslazione della Santa Casa di Loreto. Voi tutti sapete che la tradizione vuole, ma Bergoglio ha tolto questo, ha voluto che il Cardinal Sara, prefetto della Congregazione per il culto divino, l'anno scorso togliesse il titolo di traslazio della Santa Casa di Loreto, cioè oggi non esiste più la festa della traslazione, che secondo un'antica tradizione vuole che miracolosamente la Santa Casa di Loreto, dove la Madonna ha vissuto e dove ha ricevuto l'annunzio dell'angelo,
dalle coste della Dalmazia venisse, oggi la Croazia, venisse trasferita sulle coste, sulle bellissime colline marchigiane, nella fattispecie a Loreto. Questa traslazione avvenne di notte nel 1200, non mi ricordo l'anno. San Nicola da Tolentino si trovava in convento a Recanati, e quella notte lì poté assistere al fenomeno miracoloso della traslazione, quindi è un test lui preziosissimo, ma non solo lui, anche i frati del convento poterono vedere insieme a lui. Lui chiamò, mi pare che suonò le campane, se non ricordo male. San Nicola da Tolentino era in preghiera. Immaginate voi, era la notte di dicembre, e a un certo punto vede questa scena così assolutamente inaspettata, e cioè vede coi propri occhi la Santa Casa di Loreto trasferita dalla Dalmazia, dagli angeli, vede gli angeli. Allora comincia a suonare le campane, comincia comunque a chiamare i frati, e i frati sono stati tutti coinvolti in questa visione. Hanno visto proprio anche loro, insieme a San Nicola da Tolentino, la traslazione della Santa Casa di Loreto. E c'è anche, hanno voluto poi mettere una dichiarazione, i frati, compreso Nicola da Tolentino, nella quale dichiarazione redatta da un notaio, è possibile avere notizie di questo su dei libri che si possono comprare a Loreto, se non li hanno del tutto tolti di mezzo. È narrata proprio la traslazione della Santa Casa. Ora non voglio far polemica, Bergoglio ha preso per menzognero San Nicola da Tolentino, che allora a questo punto probabilmente vale meno di Bergoglio. Lui lo ha praticamente ritenuto un imbroglione, e questo sa fare Bergoglio, grazie anche alla complicità di tutti i suoi, di tutte le sue truppe, come dicevamo ieri sera, perché ha fatto togliere la traslazione. Quindi per Bergoglio quello che ha visto San Nicola da Tolentino è un imbroglio. Si sono ingannati. San Nicola Tolentino da santo si è ingannato. Peccato che invece il santo abbia proprio visto, San Nicola da Tolentino ha proprio visto la Santa Casa di Loreto trasportata dagli angeli fino al colle, quel bellissimo colle dove oggi sorge il santuario, che non è più volutamente da parte di Bergoglio, con la complicità del cardinal Sara, non è più ritenuto traslato dagli angeli. Ma San Nicola vide questo. Questa era la prima cosa che volevo dirvi delle tre. Lui lottò tutta la vita contro il diavolo, ma ebbe questi tre doni: vide la Santa Casa. La seconda caratteristica, sentiva il canto degli angeli. Eh sì, San Nicola da Tolentino ha avuto questo dono straordinario, soprattutto nei momenti in cui celebrava la Santa Messa. Era solito andare in estasi, andava spesso in estasi. San Nicola da Tolentino andava spesso in estasi. Qualche volta lo hanno visto, diverse volte i fedeli lo hanno visto sollevarsi da terra. Quindi, come vi sto dicendo, un santo taumaturgo con parecchi doni mistici. E questa estasi accadeva e San Nicola Tolentino perché frequentemente, quando pregava, veniva reso partecipe del canto degli angeli. Qualche volta i frati, mentre lui era in estasi, lo sentivano come melodiare, canticchiare qualcosa, delle melodie inafferrabili, e lui si commuoveva fino alle lacrime. Quando rientrava in se stesso, piangeva nello scoprire che era ancora sulla terra. Pensate un po', figlioli cari, il solo canto degli angeli è già paradiso, eh. Il solo canto degli angeli è già paradiso. E San Nicola da Tolentino fu reso, e proprio c'è un'espressione che lo chiama socius angelorum, cioè compagno degli angeli. Che bello, anche perché lui da ragazzino aveva già fatto il voto di castità e condusse un'esistenza veramente angelica, San Nicola da Tolentino. Le testimonianze di chi lo ha avvicinato, incontrato, conosciuto, dicono che egli era veramente un angelo in terra. Perciò Dio volle proprio renderlo partecipe di questo dono particolare. Sentiva costantemente, frequentemente, non costantemente, sentiva frequentemente il canto degli angeli, e questo era per lui un motivo di grande consolazione, visto che Satana veramente lo accecava
accerchiava, gliene ha fatte di tutti i colori. Provate a leggere la storia, c'è la storia del cosiddetto ponte del diavolo lì a Tolentino, ma non posso approfondire tutto. Il terzo dono che San Nicola Tolentino ha avuto, probabilmente quello più noto, è che lui ha parlato a lungo con le anime del purgatorio. Oggi del purgatorio, come notate molto bene, non si parla più, non si parla più dell'esistenza dell'anima immortale dopo la morte. La separazione dell'anima dal corpo si sta imponendo drammaticamente, ma non accadrà, arriverà il grande prelato. Si sta imponendo drammaticamente una visione escatologica luterana che dice che con la morte finisce tutto e che poi alla fine Gesù Cristo risorgerà e farà risorgere i morti integralmente. Mentre il cattolicesimo romano, quello a cui noi ostinatamente vogliamo appartenere, sostiene che al momento della morte, e questo lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'anima immortale si separa dal corpo, il corpo diventa cadavere e c'è il giudizio particolare dell'anima e l'anima o va in paradiso, ma è molto difficile subito, oppure va in inferno se muore in stato di peccato mortale attuale, oppure appunto se ha bisogno di purificazione post mortem viene introdotto in purgatorio. Il purgatorio è un dogma della Chiesa Cattolica, il purgatorio è un dogma confermato in maniera chiarissima dal Catechismo della Chiesa Cattolica, esiste, molti santi hanno visto, compresi i santi del nostro tempo come Padre Pio e Natuzza di Paravati, ma anche per esempio Madre Speranza. E poi non parliamo di quella lì, come si chiama, austriaca, che addirittura ha avuto questo dono proprio, Maria Simma, ha avuto proprio il dono di parlare con le anime del purgatorio. E quindi tanti santi nel corso dei secoli hanno avuto questo dono. E tra questi santi, quello che si distingue su tutti è proprio San Nicola da Tolentino, che appunto aveva questo rapporto particolare con le anime del purgatorio. Egli ottenne talmente le anime del purgatorio gli si presentavano. Guardate che è una storia incredibile quella di San Nicola. È un'esplosione del soprannaturale nella sua vita. Del resto, come vi ho detto, socius angelorum. Le anime del purgatorio gli si presentavano in ogni momento della giornata e della notte, un po' come succedeva a Maria Simma e a Natuzza, in qualche modo è successo anche a Padre Pio, però più raramente a Padre Pio. Invece, praticamente il convento di Tolentino, dove lui è vissuto, era praticamente affollato. I frati ormai lo sapevano. Lui incontrava i defunti che erano ancora in purgatorio, perché è questo il purgatorio, è il luogo, la condizione dove i defunti che si sono salvati, non sono però ancora pronti per incontrare Dio, devono espiare il debito dovuto alla colpa e allora si purificano nelle fiamme della misericordia divina in purgatorio e hanno bisogno dei nostri suffragi. Per questo queste anime in maniera numerose andavano a trovare San Nicola da Tolentino. Lui, immaginiamo per esempio, no? Doveva dalla propria cella, dove praticamente trascorreva tantissimo tempo perché era sempre assorto in preghiera, ebbe un amore per l'Eucaristia incalcolabile. La messa di San Nicola, raccontano i biografi del suo tempo, era un capolavoro. Veniva gente da tutte le Marche, dal Lazio, dalla Toscana, dall'Emilia-Romagna, quindi anche dal nord, per venire a seguire la messa di San Nicola da Tolentino. Non era una messa che durava tanto quanto quella di Padre Pio e San Nicola. Nicola non aveva le stimmate, però andava in estasi e così i fedeli potevano assistere a questo spettacolo soprannaturale imponente, perché appunto San Nicola da Tolentino andava in estasi durante la messa e i fedeli potevano commossi assistere a questo dialogo mistico e qualche volta lo hanno anche visto sollevarsi da terra. E quando lui dalla cella andava giù in chiesa per dir messa, praticamente i frati che lo accompagnavano sapevano già che durava non si sa quanto tempo il suo andare in chiesa, perché si fermava, pensate un po', oggi l'avrebbero praticamente ricoverato in una clinica della Svizzera per un trattamento, terapeutico a San. Ecco perché il Signore, tra l'altro, lo dico qui perché capiate, chi può capisca, quando anche ancora oggi fa questi doni, li tiene nascosti.
Ci sono anime in mezzo a noi, anche quelle che non immaginereste, che lottano col diavolo, come San Nicola, che sentono gli angeli, come San Nicola, che parlano con Gesù e Maria, come San Nicola, e che vedono anche e dialogano con i defunti, come San Nicola. Ma coi tempi che corrono, il Signore continua a fare questi doni, ma raccomanda di tenerli nascosti, appunto perché questa chiesa è indegna, questa chiesa, che è la falsa chiesa di Bergoglio, è indegna di conoscere questi doni, li tratterebbe questi doni come se fossero patologie mentali, e quindi il Signore continua a fare questi doni. Io ne conosco anime di queste, lasciamo perdere, però è meglio tenerli nascosti. Allora San Nicola aveva questo dialogo con le anime del purgatorio, parlava proprio con loro, tanto che ottenne dal superiore del convento il dono, il permesso speciale di celebrare tutti i giorni la messa per le anime del purgatorio. È una grazia speciale anche per le feste di Natale, di Pasqua, dei grandi santi, soprattutto della Madonna, San Nicola da Tolentino. Ci può essere anche questo dono qui, magari il Signore lo suggerirà a qualche sacerdote. Voglio dire che lui, ci può essere questo dono qui, e cioè San Nicola da Tolentino disse messa tutta la vita per le anime del Purgatorio, ebbe questo permesso speciale. Nella messa c'è proprio, come sapete, la messa per i defunti. E appunto San Nicola da Tolentino diceva messa. Tutto ebbe origine nel rapporto con le anime del purgatorio, per il quale San Nicola da Tolentino, nella straordinaria fenomenologia mistica che lo caratterizza, da un avvenimento particolare che accadde quando era ancora giovane sacerdote, era prete da poco. Un'anima del purgatorio si era presentata a lui chiedendo fervidamente: "Sono il tuo confratello morto, padre Pellegrino da Osimo. Per i miei peccati sarei stato perduto per l'eternità, ma per la misericordia di Dio sono salvo e brucio in questo fuoco nel quale vivo una purificazione lunga e dolorosa." E quindi è questo sacerdote defunto, l'anima di questo prete, di questo frate, che dà nome e cognome, quindi è una cosa molto seria. Padre Pellegrino da Osimo, che dice a Fra Nicola da Tolentino: "Dovevo andare in inferno a causa dei miei molti peccati", e quindi oggi vediamo come si scherza su tutto questo, si banalizza, ma con Dio non si scherza, però dice San Paolo: "Nessuno può prendersi gioco di Dio". E allora lui dice: "Io mi sono salvato, ti chiedo di pregare per me, ti supplico di celebrare domani la Santa Messa per noi". Per noi lui vuole dire Padre Pellegrino, l'anima di Padre Pellegrino da Osimo era venuto però a chiedere preghiera non solo per la propria anima, ma anche per le altre anime. Il problema è che oggi, ed è drammatico, non si prega più per le anime del purgatorio, nessuno fa più dir messe per le anime del purgatorio, soprattutto le più abbandonate, e invece è una opera di carità soprannaturale incalcolabile, altro che immigrati. Padre Nico, ti prego di dire la messa per noi affinché possiamo ricevere lenimento dei nostri tormenti. Ma padre San Nicola da Tolentino dovette attendere che il superiore gli desse il permesso, e lui non lo chiedeva. Allora, in un'altra occasione, l'anima di questo padre pellegrino ricompare a San Nicola e gli dice: "Padre mio, vieni con me e vedrai quanto sia necessario intercedere per noi". San Nicola venne trasferito in purgatorio, dove vide una pianura immensa, nella quale uno stuolo infinito di anime di ogni età e posizione venivano purificate dolorosamente in un mare di fiamme. Egli sentì dire dal suo confratello, sempre l'anima di padre Pellegrino: "Ecco, sono loro che mi hanno mandato da te", cioè le anime del purgatorio, "poiché tu sei ben visto da Dio". Questo, cioè, più si soffre e più si è cari a Dio. Abbiamo fiducia che con la Santa Messa offerta per noi saremo liberati dalla nostra sofferenza. Anch'io dovrei, a dire il vero, impegnarmi un po' di più, lo sto pensando in questo momento, a pregare, a celebrare almeno anche una volta a settimana, quando non ci sono memorie specifiche, almeno una volta a settimana. Ma ricordatemelo voi, sarebbe opportuno che una volta a settimana si celebrasse la messa
per i defunti, proprio col colore liturgico viola e la messa specifica per le anime del purgatorio. È una cosa che devo tenere presente, che ho un po' trascurata a dire il vero, perché io la celebro quella del 2 novembre quando si celebrano le tre messe, però a dire il vero poi un po' me lo scordo. Allora invece è importante, lo faccio appello poi anche ai miei due confratelli, i due Don Enrico, che troviamo modo anche quando possiamo di dir messa per le anime del purgatorio. San Nicola, scosso dalla visione e dalla esperienza vissuta in purgatorio, decise di chiedere il permesso al superiore, e così il superiore gli accordò il permesso, e per tutta la settimana cominciò a dire la messa per le anime del purgatorio e fece anche penitenza per loro. Terminata il ciclo di messe, l'anima di padre Pellegrino D'Osimo gli apparve un'altra volta ancora, questa volta circondato di luce, sorridente e gioioso di una beatitudine per la quale San Nicola avrebbe voluto anche in quell'occasione lì fare un balzo verso il cielo. Egli, padre Pellegrino, ringraziò Nicola per il suo aiuto prezioso, grazie al quale lui e la maggioranza delle anime che il frate aveva visto in visione erano state liberate dal purgatorio, cioè quel ciclo di messe che San Nicola aveva celebrato aveva portato tantissime anime in paradiso. Questo non per i meriti di non dobbiamo essere donatisti, attenzione, non per i meriti di San Nicola, anche se certo la messa celebrata da un sacerdote santo, amico di Dio, è comunque certo una cosa in più, una marcia in più, ma per la messa stessa in quanto tale, cioè la messa che è il sacrificio di Cristo sulla croce, offerta per le anime dei nostri cari defunti. È importante, qui vorrei aprire un varco pastorale molto importante. Quante volte ci sono persone che sognano i propri cari defunti che vengono in sogno, e allora tante volte sono con le vesti stracciate. Mi ricordo quando questo accadde alla moglie di Mussolini, mi pare che si chiamasse Rachele, che vide il marito dopo che fu ucciso e, ahimè, miseramente esposto il cadavere a Piazzale Loreto a Milano. Vide per molto tempo il marito sofferente, in sogno lo vedeva, con le vesti stracciate e logore, e fece dire tante messe. E poi finalmente un giorno lo vide luminoso e disse a Rachele: ora sono nella pace, qui non c'è più odio, non c'è più rancore. Per avere conferma di questo, Rachele andò da Padre Pio, e Padre Pio, prima ancora che Rachele Mussolini, ripeto, mi pare che si chiamasse Rachele, però potrei sbagliarmi, ma mi pare che si chiamasse Rachele, Padre Pio, prima che aprisse bocca Rachele, Padre Pio disse: quello che hai visto è vero, perché la donna era andata da Padre Pio per domandare se fosse stato vero quello che aveva visto. Padre Pio confermava che l'anima di Mussolini si era salvata. Chissà quanto avrà pregato la moglie, perché tante volte i nostri cari si salvano anche in ragione dei nostri sacrifici e delle nostre sofferenze. Attenzione. Ma vi stavo dicendo che si vedono questi nostri defunti, quindi questa è, diciamo, non so come dire, educazione nella fede, perché c'è tanta gente che poi va dai preti per capire queste cose, e i preti mandano dagli psicologi. Non fidatevi di questi preti che mandano continuamente dagli psichiatri e dagli psicologi. E allora te sogni il papà, la mamma, un fratello, una sorella, uno zio, un nonno morto, che magari viene e, appunto, vi dicevo, ha le vesti stracciate, oppure chiede il pane, oppure vi dice che ha sete, no? O che sente freddo. Generalmente sono queste le caratteristiche, ed è molto diffuso che accada, eh? E molta gente purtroppo non è in grado di saperlo interpretare, questo tipo di sogno. E tante volte accade che questa sofferenza venga manifestata ripetutamente nel sogno. Cioè, conosco persone che hanno sognato, nei miei anni di sacerdozio, quasi 21, ne ho sentiti tutti i colori, i propri familiari e venire ripetutamente in sogno sentendo freddo, avendo fame, avendo sete. Bene, è un modo con cui le anime del purgatorio domandano suffragi nella Santa Messa. È vero quello che scrive Riccardo Troiani. Bravo Riccardo, hai proprio ragione. Che meraviglia la fede cattolica. Ma infatti l'opera della massoneria ecclesiastica è risultata feconda nel togliere, nel sottrarre alle masse la bellezza delle cose che raccontiamo. E se trovano uno come Don Minutella che ostinatamente ne continua a parlare, lo vogliono a tutti i costi far passare come matto. Ma è la tradizione, capito? Qualche volta parleremo dell'attacco alla categoria, alla parola, al termine tradizione.
E dunque sono anime che vengono a chiedere preghiere. Anche a me è capitato di recente, guardate, ve lo voglio raccontare perché possiate riflettere. E dunque mi è successo nei mesi scorsi. Guardate che storie, di continuo, ma proprio di continuo, chiudendo gli occhi, di continuo, insomma, spesso mi veniva davanti, ma non nel sogno, io sono stato più delle volte sveglio. Mi veniva nel sogno una mia zia, alla quale io ho voluto molto bene, zia materna, la sorella di mia mamma. Questa zia, che si chiamava Franca, Francesca, io non l'ho più vista dopo nella tarda adolescenza, diciamo prete, sì, però pochissime volte. Poi si è trasferita a Milano, ho perso i contatti, eccetera, per ragioni che non posso qui spiegare, e non sapevo che fosse morta. E non sapevo che fosse morta. E quest'anima di mia zia è venuta diverse volte davanti ai miei occhi. Allora io ho detto al signore: ma qui che sta succedendo questa zia così così? Allora ho cominciato a pregare per lei. Ho saputo poi, ho avuto conferma che appunto si era spenta e che evidentemente veniva per chiedere al nipote sacerdote, veniva per chiedere preghiera. Quindi stiamo molto attenti quando, come succede, ma no, non in maniera magari così plateale come a San Nicola da Tolentino, ma magari nel sogno o per intuizione vengono a chiedere preghiera. Maria Valtorta ebbe una mamma che la fece molto soffrire e poi Maria Valtorta la vide in purgatorio che si era salvata grazie alle penitenze e alle sofferenze della propria figlia. Vorrei concludere con l'ultimo episodio, visto che oggi è la festa di San Nicola da Tolentino e che perciò era obbligatorio parlare appunto delle anime del purgatorio. L'esempio di Padre Pio, molto clamoroso. Padre Pio arriva a San Giovanni Rotondo, gli affidano subito una cella, mi pare la numero 5, e Padre Pio, una delle sere che termina di pregare in piena notte, diciamo, si sveglia per pregare e trova seduto nella propria cella un operaio con le vesti bruciate. E Padre Pio dice: ma te che fai qui, chi sei? E quel tale dice: sono Tizio Caio, sono in purgatorio, ero operaio in questo convento, sono morto perché ho acceso un sigaro, mi sono addormentato e sono morto, bruciato. Ora mi trovo in purgatorio, Dio mi permette di venirti a chiedere, visto che sei nella cella dove io ho lavorato, che tu dica delle messe per me. Padre Pio, per farla breve, celebrò delle messe, poi quell'anima andò in paradiso, quale non fu lo stupore del superiore, del guardiano del convento, quando alle dichiarazioni di Padre Pio volle dare riscontro e verificò che effettivamente nel registro del convento risultava che era morto in convento un operaio a causa di un incendio non doloso, di un incendio. Era morto il tizio che portava il nome e cognome che Padre Pio aveva riferito. Bene, miei cari, quindi oggi celebriamo la festa di San Nicola Tolentino. Domani finiremo di parlare, domani dopodomani, domani venerdì, domani finiremo di parlare 11 settembre della battaglia di Vienna del 12 settembre 1683 con la sacra generalissima, la sacra generalissima, la Beata Vergine Maria. Vi ringrazio ancora degli ascolti stupefacenti di ieri sera con la catechesi. Sono sempre numeri che lasciano veramente, che fanno molto riflettere, non è che si rimane veramente colpiti. Dunque, la catechesi di ieri sera, è giunta a 21.438 visualizzazioni, 40 condivisioni, questo però è rimasto bloccato. Ecco, insomma, numeri realmente sempre notevoli. Adesso rispondiamo alle telefonate. Pronto? Buongiorno padre, sono Giuseppe della Pozzuoli. Sempre Prego Giuseppe da Pozzuoli, sia lodato Gesù Cristo. sia lodato, sempre sia lodato. Volevo fare due domandine, sì, non lo so se sia così. Faccio due domandine. Per quanto riguarda la questione del vicario di Cristo, Bergoglio sembra che abbia rinunciato, anzi no, assolutamente ha rinunciato, ha cancellato, come sappiamo, dall'annuario pontificio questo titolo, si può dire titolo. Sì. Ecco, però io ritengo, o meglio, è possibile ritenere che lui, rinunciando al vicariato di Cristo, abbia già di fatto rinunciato all'intera Trinità, cioè, Certo. come dire, al vicariato dello Spirito Santo, al vicario come Spirito Santo e al vicariato come Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi, in effetti, lui, dicendo no
al essere vicario di Cristo, ha detto no all'intera Trinità. Penso io, poi mi dica. E poi Sì. la seconda cosa, semplice, semplice. Dentro il libro di Santa Faustina, a volte mi è capitato di leggere che Gesù dice a lei che per le anime che hanno bisogno di purificazione entrano nello stato purgatoriale, del purgatorio, e bruciano di una fiamma d'amore. Sì. Ecco, e come possiamo coniugare questa fiamma d'amore? Certo. In che modo questa fiamma d'amore poi ci porta agli aggettivi di dolorosa, Certo, tremenda? Va bene? senz'altro ti rispondo Giuseppe, Dio ti benedica. Certamente per quello che riguarda il titolo, niente affatto onorifico ma dommatico di Vicario di Cristo, Bergoglio con un'abile mossa lo ha fatto cancellare dall'annuario pontificio, ma in questo modo ha svelato se stesso, evidentemente, e questa è ancora una volta ancora di più una riprova che lui non è il Papa, che lui è solo, non è vicario di nessuno, meno che meno di Gesù Cristo. Non vuole esserlo, proprio lo smentisce Gesù Cristo e pertanto è soltanto l'autore di sé, casomai vicario della massoneria. Ecco, è vicario della massoneria Bergoglio, non di Gesù Cristo. Quindi è coerente il fatto che abbia tolto il titolo vicario di Cristo dall'annuario pontificio. Noi possiamo solo rallegrarcene paradossalmente. Perché? Perché abbiamo ulteriori conferme che lui non è il Papa, è costretto a farlo capire, il Papa, il vero vicario di Cristo, che mai peraltro si sarebbe sognato di togliere questo titolo è Benedetto XVI. Riguardo alla seconda domanda, che trovo molto intelligente e interessante, è vero che le anime del purgatorio si purificano nel fuoco dell'amore di Dio, ma siccome l'anima è piena di imperfezioni, questo fuoco, che è amore, produce dolore. Allo stesso modo in cui un legno, molti mistici portano questa immagine, quando è umido e freddo e te lo getti nel fuoco, non piglia subito fuoco, non diventa subito un tutt'uno con la fiamma, ma prima, come sapete, scoppietta, poi getta schiuma dai bordi, no? E poi fa molta fatica e finalmente, dopo un processo di purificazione, transire per ignem, diceva San Giovanni della Croce, finalmente diventa un tutt'uno con la fiamma, col fuoco. E così è per le anime. Dobbiamo gettare la schiuma dell'amor proprio, dice Santa Caterina da Genova. Dobbiamo lasciarci raschiare dalla ruggine dell'amor proprio, dell'egoismo, della sensualità, dei peccati della carne, dei legami mondani, di tutte le opposizioni alla volontà di Dio, di un'esistenza tante volte trascorsa senza fede. Ecco, c'è tanta ruggine in noi, c'è tanta ruggine. E allora, la fiamma dell'amore di Dio, provvede a purificare, ecco perché è dolorosa, è la fiamma dell'amore di Dio, ma è dolorosa perché noi siamo pieni di amor proprio. Una volta liberati dall'amor proprio, come il legno che getta via tutta l'umido, allora il legno diventa secco e pronto per essere bruciato e diventare un tutt'uno con la fiamma. La prossima telefonata, pronto? Buongiorno, Don Minutella. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono Alex de Toledo. Oh, Alex da Toledo, Dio ti benedica, che viva la Spagna. Grazie, grazie. Senta, Don Minutella, a riguardo della notizia che è uscita su che i gesuiti sono finanziati da Soros, Sì, non sì. so se ha visto. Sì. Sì, ho visto, visto, Volevo, visto. sì, soprattutto negli Stati Uniti, Sì. io vorrei dare una piccola testimonianza perché anche io ho vissuto 4 anni all'Amazzonia, diciamo Ah, all'Ecuador, ecco. alla zona della selva dell'Ecuador, Bene, bene. 4 anni sul vicariato di Puyo. Sì. E nell'Ecuador, sì. E poi Nel conosco sud? bene Nel come. sud, nella zona sud? No, nella zona est. Est. Nella zona della selva, Ah, diciamo. ecco. Sì. E conosco bene come è stato il processo di preparazione del Sinodo dell'Amazzonia. Ah, Quindi bene. io posso parlare su tutto questo. Sulla RePAM, non so se conosce la rete panamazonica, rete ecclesiale panamazonica che Sì. ha Sì.
impulsato questo sinodo dell'Amazzonia. Sì, non è noto il nome, ma conosco l'associazione che ha lavorato tantissimo per appunto muovere il sinodo verso le donne diaconesse, l'abolizione del celibato ecclesiastico. Sì, il mio vescovo di Puglio è andato, apparteneva al comitè preparatorio, è Ah, ecco. andato pure a Roma e tutto quello. Ho visto, a me non hanno invitato per la preparazione perché beh, sapevano che io non seguo questa linea, Certo. ma posso dire che diciamo la parte organizzativa della REPAM, un tale Maurizio López, che è messicano ma vive in Ecuador, è stato il capo di tutto quello. Ho capito. E lui è formato nei Gesuiti del Messico. Allora, e vorrei dire tutto questo perché l'Amazzonia, come entità culturale unificata, non esiste. Esatto. È un termine geografico. Non esiste l'Amazzonia come unità culturale, Hai il ragione. popolo amazzonico non esiste. E poi la Pachamama non è una resa dell'Amazzonia, propria dell'Amazzonia, è della zona degli Andi. Sì, quindi nel Sud America, Argentina, Perù, Sì. quelle zone lì. Tutto quello che formava parte dell'impero Inca. Esatto. Ma l'Amazzonia non è mai appartenuta all'impero Inca, Sì. quindi la Pachamama non appartiene ai popoli amazzonici, non c'è. E Certo. quando si preparava tutto quello del sinodo dell'Amazzonia, all'inizio cercavano una patrona, no? Di tutto quello, c'era una Nostra Signora dell'Amazzonia, Sì. che è una vocazione dall'altro creata nel 2011, Sì. e con un'immagine di una Madonna con il volto, con il viso degli indiani, no? Sì. Ma è una vocazione della Madonna. Ma questo era all'inizio, ma poi come fanno con questi sistemi neomarxisti, impongono un'altra cosa, Eh sì, no? Tutto quello grazie di questa all'inizio lo fanno perché. testimonianza, è molto preziosa. Se poi puoi, mandami qualche ulteriore riferimento su WhatsApp, al numero WhatsApp che hai davanti, va bene? Grazie, è veramente preziosa la tua testimonianza. Un saluto a te e ai tuoi cari, carissimo a Toledo. Ecco, è una testimonianza preziosa che ci ha dato il nostro amico da Toledo. Non dice nulla di nuovo. Avevo letto la notizia di un possibile finanziamento ai gesuiti da parte di Soros. Non mi stupirei se fosse riconosciuta vera la notizia, e sapevo anche di questa regia da parte di questa associazione di cui non conoscevo il nome. Il nostro amico ce ne ha dato il nome, una rete, diciamo, di laici fondamentalmente formatisi alla scuola del più avanzato progressismo teologico, gestito proprio dai gesuiti americani, che sono, diciamo, la quintessenza, potremmo dire, del pensiero bergogliano. Bergogliano è gesuita, Bergogliano è americano, Bergoglio, scusate, è gesuita, Bergoglio è americano, latino-americano, e quindi ha potuto mettere insieme la versione ecologista, sincretista, di questa rete, formatasi alla scuola degli stessi gesuiti, con la sua particolare, sensibilità nei confronti delle teologie della liberazione. Quindi, diciamo, un purpurì, assolutamente eretico, che ha portato poi a piazzare a Roma, addirittura a Roma, venuta dalle Ande, la dea Pachamama. Pronto? Don Minutella, buongiorno, sono Francesca dalla provincia di Ancona. Sia lodato Gesù Cristo. Quindi sei Sia lodato. vicina, sei abbastanza vicina a San Sì, Nicola. sì, sì, sì. Io in realtà sono vicino Loreto, Addirittura, ah, meno. meglio ancora. Sì, ascolti Don Minutella, io ero al telefono, quindi non so se qualcuno gliel'ha fatta questa domanda, ma lei ha parlato di Mussolini in purgatorio. Sì. Sì.
Mussolino un sanguinario del secolo scorso. Eh sì, guarda, Fiora. Purgatorio. Eh sì, non ti Com'è stu... possibile? non ti... No. Ti rispondo per tele... Come hai detto che ti chiami? Non ci posso credere, non ci posso Vabbè, credere. adesso... Come ti chiami? Non mi ricordo più il nome. Mi chiamo Francesca. Francesca, ascolta attentamente per telefono, troverai più o meno Grazie. qualche indicazione. Anche io non ci potevo credere, ma l'agire di Dio è misterioso. Ricordiamoci che Giuda, Iscariota, che sta a contatto con Gesù per 3 anni, quindi la grazia dell'apostolato che pochi, se non soltanto 12, hanno avuto, e poi si perde e tradisce il Signore. Mentre il buon ladrone, come lo chiamiamo, che era un assassino, un delinquente, un lestofante, che muore in croce, mentre sta per morire, mentre sta per spirare, si pente alla fine dei propri peccati con un atto di contrizione, come dice la Chiesa Cattolica. Il Catechismo insegna che un atto di contrizione perfetto salva l'anima. Addirittura Gesù gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Quindi non bisogna stupirsi, figlioli cari. Si può fare anche il male più estremo, ma se in punto di morte, e questo tante volte accade perché c'è un tributo di grazia di familiari che pregano, per esempio Bruno Cornacchiola vede la Madonna e la Madonna dice: ti stai salvando perché tua moglie ti ha fatto i primi 9 venerdì di mese per te. Quindi la preghiera dei familiari, in quel caso Mussolini aveva la moglie che era una donna santa, e pur essendo sanguinario, come dice Francesca, pur essendo un uomo che ha introdotto l'Italia in guerra, mandando a morire tra l'altro migliaia di poveri giovani italiani in Russia, nella campagna disastrosa della Russia, eccetera, però quando è andato a morire e lì entra solo Dio nella coscienza di un uomo, lui avrà fatto evidentemente un atto di contrizione perfetta. Qual è l'atto di contrizione perfetto? L'atto di contrizione perfetto è quando l'anima si pente dei propri sbagli perché gli dispiace di aver offeso Dio, capito? Non quindi per il bisogno anzitutto di salvarsi l'anima. Se uno si pente dei propri peccati perché vuol salvarsi l'anima, allora è atto di contrizione, ma imperfetto. È sempre atto di contrizione che ottiene la salvezza eterna dell'anima. Ma se invece l'atto di contrizione ispirato dallo Spirito Santo per la preghiera e il sacrificio di anime che stanno accanto a quel peccatore, l'atto di contrizione è perfetto, cioè io mi pento, Signore, di averti offeso, senza aggiungere altro, tante volte basta anche solo non dirlo. Nel momento in cui magari Mussolini viene messo a muro e i partigiani stanno per fucilarlo mentre preparano i proiettili, verosimilmente Mussolini si è messo lì e si è posto dinanzi a Dio. E quello è un momento nel quale nessuno può entrare. È il momento supremo che anche noi conosceremo, il momento supremo della resa dei conti, nel quale inspiegabilmente ci sono anime che resistono, magari anche anime, Fiola cara Francesca di Ancona, quante volte nei viaggi nell'aldilà, i santi hanno visto cardinali, papi e vescovi in inferno. E magari dice: ma guarda, ma quello lì è in inferno. È in inferno. Mi ricordo quando un mio confratello andò a trovare Natuzza e chiese di un cardinale che è stimatissimo, che era morto e che tutti consideravamo un santo. E Natuzza, quando non vedeva né in paradiso, né in purgatorio, non diceva in inferno, diceva: non vedo nulla. Disse quella volta lì: non vedo nulla. E se ne tornò sconvolto. Poi però mi disse mio confratello, e in effetti era orgoglioso, era pieno di sé e portava odio. Capite? L'agire di Dio è misterioso. Quindi non stupiamoci che anche grandissimi peccatori, se si sono pentiti in punto di morte, hanno fatto un atto di contrizione sincero e perfetto per giunta, per ispirazione dello Spirito Santo, si siano potuti salvare l'anima. È un grande mistero che tante volte io dico a me stesso: ma qui ci tocca vigilare, perché sembra che più si stia vicini a Dio e più si è esposti. Quindi, come dice San Paolo, chi è in piedi guardi di non cadere. Oggi stiamo andando veramente oltre, ma siccome stasera non c'è la catechesi e vi vedo infervorati dai discorsi che stiamo facendo, accogliamo l'ultima telefonata. Pronto? Pronto, don Alessandro, io mi chiamo Marco e chiamo dal Piemonte. Volevo chiedere un'informazione sulla messa, se
se uno non può sentirla in diretta, ma in differita, se vale lo stesso. Grazie. Prego, Dio ti benedica. Sì, certo che vale lo stesso se si è impediti per ragioni oggettive, come può essere il fatto di dover lavorare o altra roba che adesso ognuno saprà come, diciamo, con serietà determinare l'impedimento oggettivo. Certamente poi dopo la si può ascoltare in differita e fare la comunione spirituale. Quello che invece sempre raccomando oggi più che mai, perché l'apostasia ormai ha creato una rete difficile da combattere, Monsignor Vigano stesso ormai dà per scontato che il Papa sia Bergoglio, quindi la situazione per noi è drammatica. Quello che vi raccomando è che in casa facciate una cappellina, un luogo di preghiera, e che la messa a cui partecipate in diretta, se è possibile ed è meglio, o in differita se non potete, sia però vissuta con grande raccoglimento e con spirito autentico di preghiera. C'è una telefonata che insiste, è proprio l'ultima. Pronto? Pronto, Don Minutello, buongiorno. Eccola! Come Sono stai? Lucia da Certano. Mancavi tu Bene, bene, all'appello oggi. bene. È un po' che provo. Ascolta, ho da darti una testimonianza doc. Fai presto, Lucia. Sì, ascolta, la mia figliola, la più grande, si chiama Vanessa. Lei ha perduto il marito da 4 anni. Sì. E in tutte queste fapole l'ha sempre sognato e alla fine lui gli ha detto che in paradiso era vestito di luce Vedi, e che il vedi. Signore però dice un posto bellissimo, ci Eh si sta bene, però mi fa lavorare tanto, mi dice lui. Il Signore è fatto così. Grazie Lucia, grazie del tuo Ciao, ti intervento. voglio Ciao Dio. bene, buona Anch'io, ciao diretta, Lucia. ciao. Ciao, è simpaticissima Lucia, nel piccolo resto è una di quelle che schizza i primi posti per la simpatia. Ha raccontato la storia della figlia cui è morto il marito e che lo ha sognato e che poi lo ha visto in paradiso, per dare conferma delle cose che stavamo raccontando poco fa. È proprio esplosivo oggi il telefono, proprio non posso più, va bene così per oggi. Intanto vi do la benedizione, oggi non ci sarà catechesi e neppure domani, così vi riposate un po', tranne quella mattutina, come oggi naturalmente, ma non la sera. Adesso la sera pregheremo stasera il Rosario del Padre alle 21:30. Vi raccomando di unirvi in preghiera, sono momenti importanti, dobbiamo pregare insieme, figlioli cari. Ecco, volevo fare questo appello qui. La catechesi, l'aspetto catechetico, mistagogico della dottrina che ho portato avanti è fondamentale, però vi supplico, cerchiamo di stare uniti anche quando ci sono i momenti di preghiera, sono fondamentali, sono più importanti forse adesso dei momenti dottrinali, perché dobbiamo stare uniti a pregare. E allora questa sera davanti a Gesù sacramentato, a Dio piacendo, alle 21:30, raccogliamoci tutti insieme da piccola Nazareth nelle vostre case in preghiera per recitare il Rosario del Padre, e così su tutti voi invoco adesso, per intercessione di San Nicola da Tolentino, la santa benedizione del Signore. Pregate per me perché ne ho sempre tanto bisogno, a proposito del diavolo che flagellava fisicamente San Nicola da Tolentino. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.